via via veduti togliere dei servizi, diminuire la qualità e contestualmente però aumentare e non di poco le tariffe. E quindi abbiamo detto le mozioni sono tutte molto propositive, in effetti questo è stato anche riconosciuto dai pareri del sottosegretario. Noi chiederemo, per quanto riguarda quello di Francobordo, una votazione per parti, ovvero chiederemo di votare nel dispositivo il capoverso 2 e 7 separati dal resto della mozione. Per quanto riguarda Carinelli, Tullio, Fautilli voteremo a favore, mentre anche per la Garofano chiederemo di votare separatamente il secondo capoverso del dispositivo. Nella speranza, perché questo è quello che noi tutti ci auguriamo, che finalmente sul trasporto pubblico locale vengano messe le risorse necessarie, tante volte invano promesse. Grazie. La ringrazio e adesso do la parola alla deputata Roberta Oliaro. Grazie. Grazie signora Presidente. Il tema della mobilità urbana, extraurbana e ferroviaria è molto importante e coinvolge decine di milioni di passeggeri. Ricordo semplicemente alcuni numeri proprio per far valutare le considerevoli dimensioni di questo settore. Gli addetti sono oltre 116.000, i chilometri percorsi annualmente oltre 2 miliardi, i passeggeri trasportati più di 5 miliardi e mezzo, il fatturato complessivo di 10 miliardi. Nonostante i valori numerici di questo settore, la qualità della mobilità in Italia, sia ferroviaria sia su gomma, registra ancora disagi ed inadeguatezze. L'enorme crescita della mobilità urbana, l'incremento degli spostamenti per lavoro e per studio dalle periferie ai centri urbani e tra città e città rendono indispensabile una riorganizzazione generale del trasporto, oltre ad una maggiore integrazione tra le diverse modalità, per rendere la mobilità delle persone più efficiente, sostenibile e qualitativamente migliore. Il nostro Paese registra un grave ritardo nelle infrastrutture. Il servizio che viene reso è spesso inefficiente e del tutto inadeguato rispetto ai parametri qualitativi comunitari. Voglio ricordare ad esempio la puntualità, la frequenza, la comodità e la pulizia dei veicoli, l'accessibilità alle stazioni, il funzionamento delle biglietterie automatiche e l'organizzazione nell'intermodalità. L'Italia, inoltre, risulta essere il fanalino di coda europeo per quanto concerne l'età media del parco veicolare, che nel caso della gomma è superiore ai 15 anni. Non si tratta solo di degrado, ma soprattutto di affidabilità dei mezzi e quindi di sicurezza per gli utilizzatori, di inquinamento, di costi di manutenzione e di consumi. E nonostante la domanda di utilizzo del trasporto pubblico locale nel corso degli anni sia aumentata, oggi si registra ancora un'incertezza di impiego di risorse e in qualche caso di tagli come per esempio nel servizio ferroviario regionale. Porto l'esempio della mia regione, la Liguria, e non è neanche l'unica. A fronte di un aumento del costo del biglietto ferroviario, che negli anni è salito di circa il 41%, il servizio non ha avuto alcun miglioramento, anzi vi sono stati tagli sul numero delle corse ferroviarie, alcuni treni interregionali sono stati soppressi o ridotti, la linea ferroviaria risulta in alcuni tratti tra le peggiori in Italia e l'alta velocità per i trasferimenti a più lungo raggio non esiste. Anche la situazione della mobilità su gomma non vive uno scenario migliore. Come emerso nella discussione delle mozioni e ancora prima in Commissione Trasporti, durante le audizioni per un'approfondita indagine conoscitiva, il quadro normativo è confuso e talvolta inadeguato e contraddittorio ed è quindi necessario ed auspicabile un intervento radicale della disciplina affinché sia certa, stabile e con regole standard su tutto il territorio nazionale e che determini un efficientamento di tutto il sistema della mobilità a ferro e gomma urbana ed extraurbana. Deve essere aumentata l'offerta di collegamenti e servizi sulle principali linee pendolari. È necessaria la riorganizzazione degli orari attraverso procedure di confronto con gli utenti e devono essere aumentati i controlli per il rispetto dei contratti di servizio. Penso anche che sia importante
che vada promossa l'opportunità di ripristinare la detrazione relativa alle spese per gli abbonamenti, incentivando quindi la mobilità urbana ed extraurbana, che è e rimane un modo di trasporto a più elevata sostenibilità ambientale. Inoltre, credo che sia auspicabile che l'autorità di regolazione dei trasporti individui al più presto i criteri per la fissazione dei costi standard e delle tariffe, stabilisca le condizioni minime di qualità del trasporto e definisca gli schemi di bandi di gara per l'assegnazione dei servizi di trasporto. In questi anni tanto è stato fatto per gli investimenti nell'alta velocità ferroviaria. Ad oggi l'Italia ha raggiunto standard qualitativi eccellenti. L'auspicio è che tanto venga fatto anche per la qualità del trasporto pubblico locale, che merita attenzione sia per gli addetti impiegati nel settore, sia per gli utenti che la utilizzano. Mi auguro quindi che l'impegno del Governo e del Parlamento vada nella direzione di adottare ogni iniziativa per promuovere finalmente scelte strutturate e coraggiose, a partire da stanziamenti di maggiori risorse per portare tutte le forme di trasporto delle persone alla pari degli standard europei, come credo sia indispensabile l'integrazione della mobilità urbana ed extraurbana con il sistema dei porti e degli aeroporti. Condividendo quindi il contenuto delle mozioni presentate, esprimo il voto favorevole di Scelta Civica per tutte le mozioni per le quali il Governo ha dato parere favorevole. Grazie collega. Il collega Garofalo, prego. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il settore del trasporto pubblico locale in una società moderna ed evoluta è universalmente riconosciuto per il suo grande valore sociale ed economico e oggi in particolare per il significato che assume all'indomani di un accordo internazionale sul clima che lo vede efficace interprete del messaggio che tale accordo ha inteso lanciare al mondo intero.